la basilica ottagonale della Dormizione, i cui campanili sovrastano il Monte Sion, è il luogo dove, secondo la tradizione, la Vergine Maria si è addormentata. L'attuale chiesa è stata costruita all'inizio del XX secolo dai monaci benedettini, sulle rovine delle precedenti chiese. Una scala porta alla cripta venerata come abitazione della Vergine Maria. Qui troviamo una statua a grandezza naturale, in legno di ciliegio e avorio, raffigurante Maria addormentata. Sulla cupola sovrastante, un mosaico mostra la figura di Cristo, che accoglie sua madre insieme a 6 famose donne dell'Antico Testamento. Dopo alcuni anni di restauri, in occasione della solennità dell'Assunzione, la basilica è stata riaperta al pubblico, un luogo importante anche per la comunità di lingua tedesca locale. Sono molto grata di poter essere qui nell'Abbazia della Dormizione, che è diventata come casa mia in questi ultimi 2 anni. Padre Elias mi ha battezzata nella cripta l'anno scorso, proprio qui sul Monte Sion, una cosa molto speciale. È molto emozionante per me essere qui il giorno in cui celebriamo l'Assunzione di Maria e trascorrerla con le persone, con la comunità benedettina che è diventata la mia famiglia. Sono contento di essere qui in questa chiesa, che è un luogo molto importante anche per molti tedeschi che vivono qui fissi, ma anche per i pellegrini che sono in visita e che vogliono partecipare alle funzioni religiose o che vogliono pregare in chiesa. Sono molto felice che questa basilica abbia riaperto di nuovo. È stato un momento molto emozionante, anche per me personalmente, essere qui oggi. E oggi, per celebrare la solennità dell'Assunzione, la comunità si è radunata intorno all'altare per cantare la gloria che la Madonna ha ricevuto da suo figlio, essere elevata in cielo, in corpo e anima. A presiedere la Santa Eucaristia, l'abate della Basilica della Dormizione, padre Nicodemus Schnabel, insieme a tantissimi sacerdoti e numerosi fedeli. Siamo molto felici e orgogliosi di essere i custodi della festa di oggi. Ed è un mistero molto importante. Oggi celebriamo la nostra speranza. Non è solo la vita della Vergine Maria, la Madre di Dio, ma è la speranza di ogni essere umano, creato ad immagine di Dio, che ha un'anima ma anche un corpo. Possiamo davvero sperare che ogni cosa corporea, come un abbraccio, un bacio, un sorriso, non vengano mai dimenticati, ma vengano salvati in paradiso. E anche le nostre ferite, ciò che fa male, saranno guarite alla presenza di Dio. It will be healed and will also in presence of God. Dopo la Santa Messa, tutti sono scesi in processione nella cripta, dove sono stati benedetti i rami di piante aromatiche che poi sono state distribuite ai fedeli. Un modo per ricordare il momento quando gli apostoli, nella tomba di Maria, non trovarono il corpo, ma solo fiori profumati. Questa è la tradizione originale. Se vedi queste erbe, puoi vederle, toccarle, annusarle, puoi gustarle, sono commestibili. Se le muovi fanno dei suoni, quindi puoi anche ascoltarle. Quindi è una celebrazione anche del nostro sistema corporale, la nostra fede, la nostra ricerca di Dio non è solo una cosa della mente, del cervello, nemmeno un viaggio intellettuale, ma tutto il nostro corpo, con gli occhi, l'udito, le labbra, il naso e le dita cercano Dio. Questo è ciò che celebriamo. Un grande grazie a Dio per la nostra anima e il nostro corpo.